Dopo un esilio di 5 anni in via Montale, il mercato degli ambulanti di Nuoro torna in centro. Stamattina, infatti, una quindicina di ambulanti hanno allestito i loro banchi di vendita nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele. Una decisione, quella dell'amministrazione comunale, che accoglie le reiterate richieste dei commercianti. Roberto Stara, presidente dell'ANFA Confesercenti, dopo 5 anni il mercatino torna in centro. Una richiesta che voi avete fatto fin dai primi momenti quando siete stati trasferiti da via Brigata a Sassari in via Montale. Eh sì, finalmente siamo riusciti a ritornare al centro grazie anche all'assessore Guccini che si è impegnato a questo. Sicuramente il mercato qua funziona di più perché c'è più gente, perché siamo più al centro. Lì in via Montale purtroppo è una zona troppo periferica, l'abbiamo sempre detto, negli ultimi 5 anni ci siamo lamentati varie volte. Il mercato stava morendo, da 60 posti siamo ritornati a 15. Adesso qua, con l'aiuto dell'assessore, speriamo che il mercato ritorni a rivivere, e porteremo anche gli alimentari, quindi sicuramente l'offerta è migliore e la gente non può che essere di più a comprare. Quali le prospettive? Ma io mi auguro che le prospettive siano buone. In questo modo rivitalizziamo ancora ulteriormente il centro, portiamo anche il mercatino del venerdì con una variazione sul tema, perché aumenterà anche l'offerta commerciale, per cui ci sarà anche l'agroalimentare, ci sarà una pescheria, quindi cerchiamo anche di dare più opportunità commerciali a loro e agli utenti. Quindi mi auguro di raggiungere due obiettivi fondamentalmente: uno, quello di naturalmente accrescere i guadagni di chi fa questo lavoro, però dare anche naturalmente un servizio alla città, per cui avere anche sotto casa direttamente qui al centro i mercatini.